cosa pensa del Partito Democratico? Penso che è una grande formazione democratica che guarda al centro. Penso che Veltroni sia un mix di radicalismo etico e di moderatismo politico. E penso che questo grande fatto nuovo, che è la nascita del Partito Democratico, meriti la nascita di un altro grande fatto nuovo, un nuovo partito della sinistra, della nuova sinistra del XXI secolo. Grazie mille. Grazie a te. E cosa pensi del Partito Democratico? Li fanno solo per via i sordi, come i giornali. I partiti oggi ne fanno uno oggi, domani lo chiudono e ne riaprono un altro. Come i giornali, la stessa cosa, per via i finanziamenti è tutto un discorso dei sordi. E i pompieri al governo non interessano a nessuno perché non ci stanno sordi. Non siamo come poliziotti o carabinieri. E che cosa pensa del Partito Democratico? Il Partito Democratico è una scelta, credo che sia la chiusura di un capolino, di un percorso. Non lo condivido. Perché non lo condivide? Perché credo che non abbia, sia un doppione questo tipo di solidità parlamentare, sia un doppione di una forza di rincorsa a destra e basta. Invece ha bisogno di più di radicalità, credo, in Italia. Grazie. Prego. Salve, posso fare una domanda? Come mai oggi manifestate qui? Per rilanciare il programma di governo. Per rilanciare? Il programma di governo. Perché quello che tutti i partiti hanno sottoscritto e che però non è stato realizzato. Ho capito. Quindi lei crede che un programma di 280 pagine possa essere applicato? Certamente. Si può fare tutto, no? Basta volere. Quanti anni ci vorrebbero secondo lei per attuare un programma di 280 pagine? Con un po' di impegno in 3 anni si può fare. 3 anni? Sì. E cosa pensa del Partito Democratico? Questa è la domanda. Che ne parli chi ha votato al Partito Democratico? Come, scusi? Che ne parli chi è andato a votare il Partito Democratico? Noi partiamo per il discorso dell'unità della sinistra. Abbiamo altri obiettivi, insomma, poi tutti insieme guarderemo di concorrere per gli stessi risultati. Ho capito. Quindi hanno massacrato i lavoratori, continueranno a massacrare i lavoratori. Noi non abbiamo nulla da spartire, né con Prodi né con Berlusconi. Aumenta il pane! Non sosteniamo questo governo! Mandiamo a casa Berlusconi, Prodi! Aumenta la benzina!